stati accolti con calore e con entusiasmo. I figli del Vesuvio hanno dato prova di talento ed abnegazione in terra pugliese. Guidati dal vulcanico Enrico Della Monica, con il supporto della professoressa Anna Maria Petagna e di una buona rappresentanza di genitori e nonni, i piccoli e grandi artisti dello storico gruppo dell'Agro hanno partecipato alla tappa di Carosino a Taranto di Ragazzi in Gamba, tra gli applausi. Presenti, oltre alla rappresentanza di Nocera Inferiore, anche le scuole di Bracigliano, Maiori, Sarno, Pagani e Cava. Una sorta di prova generale di staffetta in una manifestazione che, con alle spalle 59 anni di storia, celebrerà tra San Valentino Torio e Nocera Inferiore 3 giorni di rassegna di arte, musica, danza e accoglienza dal 26 al 28 aprile. Il 27 appuntamento al Diana e il 28 al Liceo Galizia. Di scena le scuole di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Sarno. Una rassegna che riprende con vigore una tradizione sull'asse Sicilia-Puglia-Campania-Lombardia, apprezzata da sempre e da sempre motivo di vanto per le scuole coinvolte, oltre che per le comunità di appartenenza.